arrivati a Napoli con 20 minuti d'anticipo. Non poteva mancare la pizza margherita qua a Napoli. Proprio in strada, come bello che sia. Anche stavolta ci siamo riusciti, una nostra bella lettera che ci voleva, ci stiamo impegnando al massimo, come abbiamo detto, e naturalmente perché ci sentiamo che sia giusto così, il mondo che cambia e noi dobbiamo agire prima che il mondo cambi. Siamo qui a Napoli, finalmente panorama il Vesuvio, e ho dato il massimo, Gennaro Giannini. Naturalmente, bei discorsi, la vita sulla Terra, che noi abitiamo sopra il pianeta Terra perché la vita nasce al di sotto nelle sfere sotterranee, nei sotterranei dei pianeti. Questo mondo è avvolto, è solo che c'era sovrappopolazione, c'era appunto sovrappopolazione, la vita va anche all'esterno. E così eccoci qua, eccoci noi, solo che vivere all'esterno dei pianeti comporta una serie di situazioni. Ecco che le situazioni sono quelle appunto dell'esterno del pianeta, dai terremoti alle alluvioni, alle cadute meteoriche e quant'altro, gli eventi che stiamo vivendo. E in questo frangente non potevo mancare, di certo. Oggi 10 settembre 2024, Gennaro Giannini a Napoli. È così, una città che con l'Interland, con la zona vicina, siamo ai 3 milioni di abitanti e quindi naturalmente c'è un sacco di gente. Piazza del Plebiscito, stavolta un po' con i lavori in mezzo. Con un po' di lavori in mezzo. I tombini a livello, ma dai tempi della guerra, incredibile,
cose storiche qui a Napoli. Settembre 2024. Una bella panoramica, ed ecco, riconoscete il Vesuvio. E adesso andiamo a bagnarci a Bagnoli. Mi bagno a Bagnoli, certo. Ve l'avevo promesso, siamo a Bagnoli. Bagnoli, mi bagno a Bagnoli. C'è vento, ma noi felici di essere tornati qui per uno splendido bagno davanti a ciò che era la civiltà dell'Europa. Adesso a Bagnoli. Siamo riusciti, cari amici, speriamo veramente. Allora, qua ci sono anche dei pesciolini, ho visto anche un capitone, però ancora un po' era caduta la videocamera, non in mare per fortuna, ma questa videocamera qua si romperebbe come niente, basta una caduta sulla spiaggia, è pazzesco. Però tutto bene, cari amici. Settembre 2024, Gennaro Cellini, mi bagno lì a Bagnoli.
Bagnoli, cari amici, qua è una scioccheria. Un po' di vento, ma ha spostato le nuvole, se no sarebbe venuto a piovere. E così ce l'abbiamo fatta. Milano, 9 agosto 2024. Varese, 28 agosto 2024. Napoli, 10 settembre 2024. Documenti che riguardano il pianeta Nibiru, l'influsso gravitazionale, l'aumento quindi della sismicità sul pianeta Terra, dei terremoti, e poi lo studio con la relazione con l'eclissi, che comporta un aumento sismico vulcanico 19 giorni successivi all'eclissi e quindi calcolato il 21 ottobre 2024. Manca una cometa che da poco la sto studiando, manca nei documenti.